momento, io volevo parlarvi di un'altra cosa. Io volevo parlarvi di una cosa molto importante. Io ricordo che 500 anni fa un poeta inglese arrivò, anzi scelse Verona come teatro della sua più grande opera, Romeo e Giulietta. E oggi chi viene a Verona, oltre a vedere il balcone di Giulietta, scopre a Verona che c'è un anfiteatro dove può ascoltare la lirica, un anfiteatro romano, dove può sorseggiare uno dei vini migliori al mondo, e gli affreschi che ci sono a Verona farebbero la fortuna di qualsiasi grande museo. 50 anni fa un tedesco arrivò sul lago di Garda, prese windsurf dall'Australia, fece la fortuna di questo sport e del Trentino. Gli americani hanno conosciuto l'Italia tramite i loro film, ma io mi chiedo, ma è possibile che l'Italia dobbiamo farcela promuovere da stranieri illuminati? Ma è possibile? Il governo spende costruisce l'Enit, e l'Enit spende 4,7 milioni di euro, un anno e mezzo di lavoro, per promuovere l'Italia, fare 7 manifesti. E i dipendenti dell'Enit prendono addirittura una volta e mezzo di quelli della Casa Bianca, 90.000 all'anno contro 60.000. Il turismo, signori, ed è quello che vi parlerò oggi, è la nostra prima economia. 1 su 10 di noi lavora nel turismo, ci vale 170 miliardi, e questo governo non ha un piano nel turismo a lungo periodo. Ecco dove investire. L'Italia qualche decennio fa era il primo paese visitato al mondo, oggi è il primo paese più desiderato, ma ci sono dei ma. Siamo l'ottavo al mondo, siamo terzi in Europa dietro Francia e Spagna, abbiamo più visitatori dell'Inghilterra, ma fatturiamo di meno. Un turista su 10, signori, non torna più, a causa dell'incuria dei monumenti, causa di questi venditori ambulanti non autorizzati, causa anche per la corruzione, causa anche per la mala politica. E poi mi chiedo, noi siamo il primo paese come patrimonio dell'UNESCO, basta scavare, si trovano delle rovine dappertutto, un archeologo da noi non trova lavoro, deve andare all'estero. Per carità, se scoprire Pompei significa lasciarla al degrado, forse è meglio lasciarla là sotto, qualche generazione più rispettosa della nostra. E ci raccontano che è così perché il turismo servono le grandi imprese, servono perché fanno professionalità, perché fanno ricettività. Falso, signori! Abbiamo delle piccole e medie imprese, la ricettività italiana è la più alta in Europa. Abbiamo delle infrastrutture, delle scuole che sono all'avanguardia in Europa. Il problema qual è? Che gli studenti poi se ne vanno all'estero. Qui in Italia arriva il 26% delle prenotazioni tramite web, l'Europa arriva il 50%. Ecco dove investire, signori, eccolo lì. Solo Totò voleva vendere la fontana di Trevi, il governo ha venduto Venezia alla Costa Crociere, è una vergogna. E vi raccontano che bisogna cementificare, bisogna fare grandi hotel, villaggi di lusso, eccetera, eccetera. Quanto ci costa un'ora di relax a livello ambientale? Quanto ci costa? Noi abbiamo fatto un turismo tutto uguale, sterile, abbiamo fatto un turismo anonimo, in serie. Noi siamo a 1500 km di unicità invece. Ed ora con voi facciamo un viaggio. Pronti? Allacciamo le cinture, sedile verticale, destinazione, viaggiamo nel tempo, 2042, il Movimento 5 Stelle è da 25 anni al governo. Andiamo qua e ve la mostro io, com'è? Abbiamo un Ministero del Turismo che ha fatto un piano per 25 anni. Le navi, le grandi navi a Venezia non passano più, abbiamo bonificato l'Ilva, abbiamo fermato le trivellatori in Adriatico che aveva fatto Renzi, il mare è pulito, e il turismo balneare inizia a crescere. E nel 2042 pensiamo ad un cinese che ha visto il nostro portale, che è il primo portale di riferimento al mondo, italia.it, ed è venuto in Italia. Un cinese che ha sentito sempre, che pensa che il parmesan sia il parmigiano, arriva in Italia. Come arriva? Arriva all'aeroporto di Venezia, prende un treno a levitazione magnetica con propulsione di energia rinnovabile, arriva in centro, si mette degli occhiali smart e guarda Venezia come se fosse ai tempi di Marco Polo.
paga con la moneta elettronica, perché col governo 5 Stelle le banche non ci saranno e sarà conveniente anche per gli esercenti pagare con la moneta elettronica. Oppure quella fiscale che noi nel 2014, 30 anni prima, avevamo promosso. E tutta questa economia sarà un'economia vivace, perché con una giustizia rapida, celere, sicura, verranno qui le multinazionali ad investire, perché il wifi sarà libero e gratuito. Quindi si genereranno start-up tramite il microcredito 5 Stelle fatto da noi parlamentari, da tutti quelli del Movimento 5 Stelle. E le start-up inizieranno a crescere, e se qualcuno fallirà, tramite il nostro reddito di cittadinanza potrà rimetterci in gioco. Questa sarà la nostra economia, questo sarà il nostro turismo. E nasceranno nuove professioni, prenderanno questo cinese e lo porteranno a dormire sulle Alpi, oppure gli faranno fare un mini corso con un cuoco stellato, con prodotti di Made in Italy.